Se hai cliccato questo video, molto probabilmente ti aspetti dei miti incredibili. E sta tranquillo, ti accontenterò anche questa settimana. Mi avete commentato infatti con delle cose fuori di testa e non vedo l'ora di testarle. Ma prima, mio caro Billy, hai già comprato il mio libro? Il link lo trovi qua sotto nella descrizione. Cioè, non sotto la sabbia, sotto la descrizione del video. Dopodiché ti invito a lasciare un mi piace, a iscriverti al mio canale. E adesso, senza indugiare, iniziamo. Il primo mito di oggi andrà testato in Minecraft Bedrock Edition. Nello scorso episodio mi avevate detto che se provo a buttarmi da 41 blocchi d'altezza con dei piedini con atterraggio morbido 4, rimarrò in vita con 0 cuori nell'hotbar. E a quanto pare questa cosa funziona solo su Bedrock Edition. Quindi ci credo che se ti settimana scorsa ho detto mito smentito. È un bug di Bedrock. Ma sarà vero? Beh, lo scopriremo insieme. Come vedete, ho posizionato 41 blocchi. Mancano gli ultimi due. Boom. Ho i piedini con atterraggio morbido. E se io adesso resto con 0 cuori, impazzisco. 3, 2, 1. Mezzo cuore. Mezzo cuore. Non 0. Guardate, ci riprovo facendo 42 blocchi d'altezza. Ma secondo me non funzionerà lo stesso. O si tratta di un bug che è già stato risolto, oppure è un clickbait finto. Vediamo. Ecco, sono morto. Beh, effettivamente c'ho 0 cuori adesso. Mito smentito. Anche su Bedrock non funziona. Quest'altro mito credo sia vero, ma sinceramente non l'ho mai testato. Mi avete detto di prendere un mangrove propagul, questo qua. Ma in italiano in cosa si traduce? Fammi vedere. Propagulo di mangrovia. Top traduzione. Comunque, a quanto pare, se metto un blocco di fango sott'acqua e poi metto questo propagulo di mangrovia e utilizzo la farina d'ossa, dovrebbe nascere un albero di mangrovia. Wow! Ma che figo! Ma scusa, mi stai dicendo che se lo faccio invece sulla terraferma normale non cresce? Ma no, ma cresce lo stesso! Ecco, forse l'unica differenza è che puoi farlo crescere anche sott'acqua, perché immagino che se... infatti, non puoi piazzare l'arboscello sott'acqua. Ok, comunque, mito confermato. Gli alberi di mangrovia possono crescere anche sott'acqua e non necessariamente con il fango. Passiamo al prossimo mito. Passiamo adesso al nuovo snapshot di Minecraft. Snapshot che, come sapete, aggiunge i bundle, i sacchetti. E adesso si possono anche colorare. Ecco qua, appunto. Mi avete detto che, a quanto pare, è possibile sdoppiare gli oggetti dopo aver colorato il bundle. Quindi io metto adesso 64 blocchi di tronco di abete nel mio bundle. Prendo un tavolo da... come cavolo si chiama in italiano? Prendiamo un banco da lavoro. E in teoria, se io adesso coloro questo sacchetto, sdoppio gli oggetti al suo interno? Ma no, restano dentro, ma non li sdoppia. Ora, va bene che il bundle è stato buggato per tantissimo tempo, ma immagino che ora che lo vogliono rilasciare abbiano risolto ogni singolo problema. Infatti, come vedete, gli oggetti non si sdoppiano. Mito smentito! E per fortuna, aggiungerei. Per questo mito, invece, ho dovuto fare un'ora di ricerca. Perché questa, infatti, è la prima vera versione completamente cancellata da Minecraft. E si può ottenere soltanto modificando i file di gioco. Sto parlando della prima versione pesce d'aprile, che si chiamava Minecraft 2. Piccolo troll da parte della Mojang. E questa versione aggiunge, diciamo, delle cose piuttosto strane. Per farla funzionare ho dovuto scaricare una mod, ma vi assicuro che è fedele all'originale. E infatti, ora ve lo dimostro, questa versione infatti è talmente strana che aggiunge un Wither rosa, totalmente innamorato di te, delle slab di TNT, che credo siano funzionanti, fammi vedere. Sì, oh mio Dio, sono funzionanti. Ok, e fanno lo stesso danno delle TNT normali. E anche un oggetto chiamato flopper, che non so bene a cosa serva. Ma uno di voi mi ha commentato che a quanto pare in questa versione è possibile far ingrassare i mostri e gli animali fino a farli esplodere. Io, ragazzi, vi prego, spero che questa cosa sia vera, perché sarebbe una cosa folle. Cioè, non ci posso credere che la Mojang ha aggiunto una cosa del genere. Infatti, mi sa che non funziona. Non ci posso... Mi avete clickbaitato? Aspetta, aspetta, forse funziona nei cuccioli. Quindi se spawno un cucciolo e lo faccio crescere, dopo un po' diventa enorme? Mi sa proprio di no. Però è strano, perché su Wikipedia dice che effettivamente questa cosa dovrebbe funzionare. Quindi per il momento dico mito smentito, ma fatemi sapere nei commenti come si fa. Spostiamoci adesso alla 1.15, versione in cui hanno aggiunto le api e anche il campfire, il fuoco da campo. A quanto pare in questa versione esiste un bug che ti permette di cucinare la legna. Quindi se io metto della legna chiara, dove? Sopra oppure gliela devo proprio droppare?
Comunque, se la prendo dopo poco tempo, si trasformerà in legna scura. E miei cari ragazzi, direi mito confermato. E invece no, vi ho preso in giro, non è vero. Questi due li ho messi io. Mito smentito, non è possibile cucinare la legna. Nello scorso episodio dei miti abbiamo visto che se ti azzardi a dare un pugno o un panda trovato in natura, lui ti colpirà. Giustamente, prova anche a difendersi. E quindi a uno di voi è venuta un'intuizione geniale. Se io adesso dovessi mettere la difficoltà pacifica, che come ovviamente ben sappiamo è stata progettata appunto per non far morire i giocatori, perché magari sono troppo piccoli o alle prime armi, il panda mi attaccherà lo stesso. E in teoria dovrebbe essere pacifico, non mi deve attaccare. E infatti non mi attacca. Non ci posso credere, cambia anche il suo comportamento. Nonostante non sia comunque un mostro aggressivo e ostile, la difficoltà pacifica cambia anche il panda. E se rimetto in hard poi mi attacca. Mito confermato. La Mojang pensa sempre a tutto, è incredibile. Adesso ragazzi tenetevi pronti e allacciate le cinture, perché questa cosa potrebbe farci impazzire tutti quanti. Nello scorso episodio abbiamo visto che in questa versione buggata è possibile rimuovere letteralmente qualsiasi blocco con un tocco di secchio, anche in modalità survival. E come vedete ho già rimosso un portale dell'End. Bene, ma uno di voi si è chiesto che cosa succede se ad esempio provi a unire i due portali. Quindi portale dell'End e dentro gli incastro anche un portale del Nether e li accendo entrambi. Questa è una bella curiosità. Prima di tutto fatemi creare il portale in aria, così riusciamo a fare tutto quanto per bene. Non si è acceso, perfetto, perché? Vabbè, sai cosa? Facciamolo direttamente qua. Mi basterà scavare i blocchi sotto e adesso abbiamo spazio a sufficienza. Quindi, qua sotto ora facciamo il nostro portale del Nether. Ovviamente lo dovremmo fare più largo di un portale normale, ma tanto sappiamo bene che si accende comunque. 3, 2, 1, accendi. Ok, non ha funzionato. Non lo fa accendere. Facciamo così. Provo ad abbassarlo di un altro livello. Secondo me può funzionare. Bisogna soltanto trovare il giusto compromesso. Ok, adesso come potete ben vedere il portale è stato costruito tutto attorno a quello dell'End. E niente, non si accende. Quindi si rende conto di avere un portale dell'End al suo interno. E se io lo tolgo e lo lascio soltanto all'estremità, funzionerà? Sì! Ragazzi, ecco a voi il primo portale Nether End. Credo di essere la prima persona al mondo ad essere riuscito a fare una roba del genere in vanilla. Figo, mito confermato. In Minecraft Bedrock Edition, se un delfino ti vede rubare da una nave abbandonata, ti attaccherà. Mi sembra improbabile, ma vediamo. Quindi andiamo a cercare adesso una nave abbandonata, Shipwreck, meno 184 e 40. Eccoci qua, però prima devo vedere se ha delle ceste. Ok, ha la cesta, perfetto. Io adesso, per assicurarmi che mi veda, riempirò tutto quanto d'acqua e spawnerò proprio qua dentro il delfino. Ok, vediamo se questo è un mito confermato. Mi metto adesso in modalità sopravvivenza. No, no, bro, dove vai? Vabbè, spawniamone tanti. Apro la chest, rubo. E non mi stanno attaccando. Mi sembrava strana sta cosa. Non sono mica degli squali. Mito smentito. E infine un mito che molti di voi probabilmente non conoscono. Sappiamo tutti quanti che nell'overworld il limite di altezza è di 320 blocchi. Volevo dire 319. Ogni tanto mi sbaglio pure io, ok? Quindi, oltre questa altezza non puoi più piazzare niente. Ma sapevate che nel Nether questa cosa è diversa? Infatti, se io provassi ad andare sul tetto di Bedrock e adesso mi metto a piazzare blocchi su blocchi su blocchi, il gioco ci fermerà ad altezza 255, che è la vecchia altezza massima di Minecraft. Ora, io non so se questa è una dimenticanza da parte della Mojang oppure se è una cosa voluta. Ma comunque, mito confermato. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, lascia un mi piace, dai, e compra il mio libro. Dal vostro imperatore è tutto e noi ci si vede domani con un prossimo video. Ciao!